parte col destro. Che gol! Fine primo tempo, Atletico Calella contro Armada Latina, risultato di 1-1. Andiamo a vedere un po' cosa dicono. Brancaccio, 1-1, cosa mi dici? È 1-1, stiamo giocando bene tutti quanti, dobbiamo far girare un po' più la palla. C'è Cavaliere che è un po' nervoso, speriamo di andare meglio. Il secondo, sperando che Gargiulo esca. Vabbè, in bocca al lupo, il secondo tempo. Andiamo ora dall'Atletico Calella, sì, un po' le sensazioni. Andiamo al capitano, 1-1, si sentono le assenze di De Vari Stabile, Marotti, De Luca, Olmo. La mancanza di Marotti, Olmo e gli altri si sente, però abbiamo Campanino a porta che è una sicurezza e Curcio che è un gran spolvero, oltre a Romanello, altissimo livello. Quindi nel secondo tempo quale sarà la tattica? Dobbiamo segnare, non possiamo programmare niente perché giochiamo così come ci viene. Va e bene. Come stiamo messi in campo. In bocca al lupo. Siamo nella prossima partita del match Atletico Calella Armada Latina, gara terminata 2-1 per i ragazzi in maglia bianca. Siamo con i migliori in campo, Alfredo Cavaliere e Dario Romagnolo. Parliamo di una contesta, di una partita estremamente equilibrata su un campo ai limiti della praticabilità perché ghiacciato. Partita difficile ed uscita dagli episodi, possiamo dire. No, infatti il pareggio forse era meglio. Forse però il campo era terribile, cioè scivolava un sacco. Era difficile giocare, infatti molti interventi al limite, si rischiava anche di farsi. Infatti mi dispiace per Vincenzo Gargiulo. Antonio Carrello. Antonio Carrello, sì. Ho detto un altro nome, un altro. No, mi dispiace perché l'ho fatto male io, quindi mi dispiace un sacco. Non faccio questo. No, mi spiace. Come mai questo Atletico, ho sentito prima dell'intervista che mancano tanti uomini, tanti attaccanti questa sera? Probabilmente il freddo ha impedito a Arsenio di venire. Però vabbè, siamo tanti comunque, siamo 9 di noi, quindi possiamo girare. Non è andata male, dovevamo pareggiare, abbiamo perso solo di uno, quindi non è andata male. Fare un augurio per le prossime gare? No, vabbè, si può vincere. Si può vincere. Noi puntiamo sempre in alto. Comunque ve la giocate con tutti. Sì. Quasi però, quasi alla non pari. Non alla pari, quasi alla pari. No, assolutamente, alla pari, nel senso che oggi avete perso di misura. Non ci giustifichiamo. Salutiamo Dario e gli amici dell'Atletico Calella. Adesso ciao. Con Alfredo, se non sbaglio, era una vittoria che aspettavate davvero da tempo. In effetti la prima vittoria sul campo, perché l'altra è maturata. Per il ritiro della squadra, ritiro il tavolino. È stata una partita combattuta, il campo era, come ha detto il ragazzo, in pessime condizioni, un complimento probabilmente. A dir poco ghiacciato, da quando butta che a parte la bellezza del gioco che si perde, perché comunque si sono limitate le giocate, il rischio di farsi male oggi è altissimo. Tanto è vero che Antonio, Antonio si è fatto malissimo. Spero non sia nulla di grave, l'importante è aver giocato da squadra. Il rischio di perderla, abbiamo perso il telecronista per un infortunio, penso alla palla. Un massaggio alla palla? No, la mano. Il rischio di perdere era altissimo perché Antonio era fino a quel momento sicuramente il migliore in campo. Però andrà bene, magari si fa festeggiare da Joker, lo sponsor. Va bene, è stato decisivo il tuo gol nel finale di gara. No, non sono stato colpito dalle parti basse. Un bel tiro da fuori che ha deciso questa gara, 3 punti. Sì, neanche un tiro tanto imprendibile in effetti, però è entrata, quello è l'importante. Sarà un piacere vederti farti male. Sì, una dedica speciale. Vediamo questa intervista ad Antonio che si è fatto male. Spero non sia nulla di grave. Va bene, in bocca al lupo. Ciao. Salutiamo tutti gli amici. Tranne che sega.